a tutti, benvenuti in questo quinto appuntamento riguardante i plugin interni di Studio One. Dopo aver visto il mix verb, passiamo al secondo riverbero all'interno dell'applicazione, il room verb. È sicuramente uno dei riverberi più interessanti che vengono forniti con Studio One e le applicazioni sono veramente molte. Lo sto utilizzando nella stessa traccia di pianoforte che abbiamo già visto prima e ad analizzeremo le sue caratteristiche tipiche che lo rendono forse uno dei migliori room verb in circolazione. In questo momento stiamo ascoltando una room estremamente corta. Apriamo le preset all'interno. Questa è una classica room ambiente di uno studio molto grande. Attraverso il mix possiamo scegliere quanto dell'ambiente influisca sul pianoforte. Notiamo appunto che i bassi vengono rispettati e l'ambiente è estremamente gradevole. Possiamo inoltre modificare questi parametri. Ad esempio, la grandezza della stanza in questo momento è 5 metri. Ingrandiamola, portiamola al doppio. L'altezza, eccola, e la larghezza. Quindi possiamo costruire anche una stanza in cui normalmente siamo abituati a lavorare e quindi ricrearne le caratteristiche. Nella parte geometry possiamo selezionare la distanza tra sorgente e punti di riflessione, l'asse e l'altezza. Lavorando in maniera più creativa, senza con. Sempre all'interno dei preset troviamo le funzioni Send FX, cioè i preset creati per chi utilizza questo tipo di riverbero nella sezione Send del mixer e non nell'insert come in questo caso. Spero vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo appuntamento, continuate a seguirmi su Facebook, su YouTube e su Music Off. Ciao a tutti!